incontro accesissimo che si doveva svolgere alla presenza di una ristretta delegazione del centro sociale anziani, ma che ha poi riempito la sala consigliare del comune. Succede a Scanzano Ionico, dove da diversi giorni è in atto una protesta da parte delle associazioni che si trovano dal 2012 in una struttura comunale di Via De Gasperi, dopo che, con un'ordinanza a firma del responsabile dell'ufficio tecnico, si è intimato lo sgombero entro il prossimo 8 novembre. Per gli oltre 300 soci del centro anziani l'occupazione non è abusiva, perché esiste una delibera comunale dell'aprile del 2012 che attesterebbe il passaggio del centro dalla vecchia sede di via Morlino a quella attuale. La delibera è carta straccia, ha però precisato l'attuale sindaco Raffaello Ripoli, perché in essa vi erano allegate delle clausole contenute in un contratto che però non è stato mai sottoscritto. A me, o meglio agli uffici comunali, risulta che siano in possesso di questi locali senza alcun titolo. E ovviamente quando uno è in possesso di un locale pubblico senza titolo è abusivo, è brutta la parola, ma di questo poi alla fine si tratta. Per cui io prendo atto dell'operato dell'ufficio e lo sostengo nel momento in cui c'è da rispettare le leggi, perché viviamo in un paese dove spesso si fanno manifestazioni per la legalità e nel momento in cui poi si cerca di mettere in regola le cose, perché in questo momento regolari non sono, e si sollevano le proteste. Allora, il concetto di legalità a mio avviso non è elastico, quindi va applicato nei confronti di tutti. Poi è diverso il discorso di mettere in regola la situazione, fare un avviso pubblico, un bando pubblico su quegli stessi locali, dove sono certo che gli anziani potranno partecipare e sono altrettanto certo che abbiano le carte in regola per poter risultare assegnatari. Nella nostra proposta di modifica ultima del gruppo Scanzano Libero chiediamo che vengano integrati alcuni punti e precisamente venga inserita l'anzianità di costituzione dell'associazione e l'iscrizione a un albo regionale e o comunale, perché mi sembra giusto, se no io domani mi faccio un'associazione con due persone e voglio anch'io i locali del, quindi mi sembra giusto questa integrazione importante. Una modifica a un articolo del regolamento dove prevedeva un abbattimento delle utenze in una misura massima del 100%, sottovalutazione del Consiglio Comunale. È ovvio che quando prendi un'associazione come la Protezione Civile o come il Centro Sociale Anziani, che comunque offre un servizio alla comunità, io penso che la politica, perché il problema fondamentale in questo comune è che manca la politica e la responsabilità politica che non si vogliono assumere, perché il sindaco più che altro crede di fare l'avvocato più che il sindaco. Quindi la politica, dicevo, si assumeva la responsabilità di una misura massima al 100%, quindi poteva essere il 10%, il 20%. Siccome non c'è tanto sperpero di denaro su questa situazione qua, se il sindaco crede di risolvere i problemi del comune con queste, facendo queste azioni, perché io lo chiamo uno stupro quello che è stato fatto, perché è arrivata questa ordinanza senza un preavviso, senza creare un dialogo con le associazioni, anche lo stesso regolamento, sono state convocate le associazioni, è stato letto, quando ne hanno chiesto copia per poterlo studiare, non gli è stata data la possibilità di poterlo studiare.